Ancona e poi alla fine della guerra, io sono italiana, ma alla fine della guerra ha conosciuto mia madre, si sono innamorati e sposati, lui non poteva tornare in Polonia, l'avrebbero pagato, quindi tante cose di lei ha detto, anzi guardi, qui c'è il diario di mio padre che io ho scoperto 4-5 anni fa in un cassetto, ho trovato un quaderno, tutto scritto un po' a lapis, così. Poi ho visto tutte le date, io non parlo polacco perché papà non ci parlava francese da piccini, non polacco. E ho trovato questo quaderno, ho visto tutte le date, giorno per giorno, c'è tutta la battaglia a Montecassino giorno per giorno, e ho detto ma che cos'è? Ho chiamato due amici polacchi, un maschio e una femmina, ora vi dirò perché un maschio e una femmina, e insieme loro lo traducevano, io non parlo polacco, maschio e femmina perché la mia amica femmina sapeva benissimo tradurre eccetera eccetera, però di fronte a tutte le parole di case armate, di bombe, di cose, e non sapeva cos'era un polacco, perché, e allora invece il maschio ci ha aiutato a finire insomma, tutte le pallottole hanno una traduzione, tutte le bombe hanno una traduzione. Insomma. E poi un'altra cosa, che papà era un ufficiale anche a casa, era molto sicuro, ci faceva salutare così tutti e quattro, fratelli, siamo quattro fratelli, e tante cose del cuore, diciamo, sentimenti, non ne parlava, era molto. E invece nel diario non c'è solo la guerra, ma proprio sono dei pezzetti in cui dice mia madre, la Polonia, la mia patria, anche quando combatteva e venne a sapere della Polonia, che quello che diceva lei prima, lui scrive, mamma mia, non potrò più, insomma aveva e io ho conosciuto un papà meglio che non è quel poverino, il morto giovane, aveva 56 anni, fumava troppo, io faccio come lui, ma insomma, l'ho conosciuto meglio attraverso il diario. Insomma, bene, che in Italia poi dei polacchi nessuno ne sa niente, cioè la persona comune dice ci hanno liberato gli alleati, sì, e allora io li faccio, sono un ex insegnante anch'io, insegnavo un mese però ho la mania di quando sento dire qualcosa ci hanno liberato, no, i polacchi, allora sono stati loro nella quarta battaglia di Montecassino, se non c'erano loro non si svelava in tanto. E io non so cosa dire. Grazie.